Un cordiale buonasera ai telespettatori, bentrovati a questa edizione del TG6 che si apre con la cronaca in primo piano. Un drammatico episodio di cronaca ha sconvolto ieri sera infatti la città di Pescara. Un uomo ha sparato colpi di pistola all'interno di un bar pizzeria di via Eugenia Ravasco. A perdere la vita è stato Walter Albi, mentre Luca Cavallito è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. I dettagli nel servizio. Un vero e proprio agguato quello che si è consumato ieri sera a Pescara. È l'orario dell'aperitivo, siamo in via Eugenia Ravasco a due passi dal centro. Accade tutto in pochi secondi. Un uomo a bordo di uno scooterone, come confermano anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, parcheggia per poi dirigersi a piedi verso la veranda del bar del parco dove si consuma il dramma. Colpi di pistola, chi ha sentito dice più di uno, che non lasciano scampo a Walter Albi, 66 anni, architetto di Francavilla al Mare, mentre resta ferito in maniera grave Luca Cavallito, 48 anni, di Pescara. Attimi di secondo e il killer, col volto coperto, si dilegua nel nulla a bordo del suo mezzo, lasciato pochi istanti prima. Sul luogo della sparatoria, oltre al 118 agenti della polizia, carabinieri, il capo della procura di Pescara Giuseppe Bellelli, assieme al sostituto titolare dell'inchiesta Andrea Di Giovanni. Scene di terrore anche nel vicino Kidland, locale che ospita una festa con famiglie e tanti bambini. 8 i bossoli rinvenuti sul posto dalla polizia. Per Albi, fatali i colpi ricevuti al torace, all'addome ed un terzo tra spalle e collo. 3 i colpi che hanno centrato Cavallito, obiettivo del killer, uno al volto, uno al torace e uno tra stomaco e fegato. Trasportato in condizioni critiche all'ospedale, è stato sottoposto a 2 interventi chirurgici andati avanti fino alle 5. Ora è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. Ha riportato lesioni a diversi organi nonché agli arti e al volto. Non sembra avere precedenti Walter Albi, architetto stimato che in passato aveva lavorato anche per il comune di Pescara come direttore dei lavori nella manutenzione straordinaria delle coperture delle case popolari a Fontanelle. Ex calciatore di categorie minori, Cavallito a quanto pare aveva invece piccoli precedenti. Fu arrestato 10 anni fa per detenzione ai fini di spaccio insieme a 3 cerignolani. Nell'auto fermata dai carabinieri 200 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 19 kg per un valore sul mercato di circa 150.000 euro. Sulle tracce dell'assassino si sono messi subito al lavoro le forze dell'ordine che sperano, confidando nell'aiuto delle telecamere posizionate in altre zone della città, di recuperare notizie fondamentali per cominciare a capire il perché di questo gesto. E dopo questo ennesimo episodio di violenza, la città di Pescara torna ad interrogarsi sulla questione sicurezza. Il sindaco, in particolare Carlo Masci, chiede più unità di polizia e conferma ancora una volta come Pescara sia diventata una città comunque sicura. Stefano Recanati. Pescara è ancora una città sicura? Ora se lo chiedono in tanti, dopo l'episodio di violenza che ha riportato al centro della cronaca nazionale la città adriatica. Un delitto senza pietà, colpi di pistola che non hanno lasciato scampo all'architetto Walter Albi, mentre il suo amico Luca Cavallito, che era lì con lui adesso, lotta tra la vita e la morte. Sul luogo del delitto è intervenuto il sindaco Carlo Masci, che chiede a gran voce non solo al questore, ma anche agli organi superiori, come il Ministero dell'Interno, di dotare la città di più agenti di polizia. Nei giorni scorsi, proprio in un tavolo tecnico in prefettura, il questore Luigi Liguori aveva lamentato scarsità di personale. Non è possibile che ci siano solo 2 volanti della polizia che girano di notte a Pescara, quando Pescara è una città di grande attrattiva. D'altra parte lo dimostra anche il fatto che purtroppo dei 2 che sono stati coinvolti in questo episodio, uno è residente a Francavilla e l'altro a Monte Silvano, però si incontrano a Pescara, sono pescaresi, gente che vive il nostro territorio, che viveva il nostro territorio. Non è possibile che accadano questi episodi. La città vuole risposte chiare, forti e determinate. E poi è lo stesso primo cittadino a voler smentire le voci che vorrebbero Pescara una città non più sicura, ma dove è evidente che gli episodi di violenza stanno aumentando. Senza scavare troppo nel passato, possiamo benissimo ricordare l'uccisione di Marco Cervoni il 1° gennaio del 2020, ucciso nel quartiere di Rancitelli, e poi la sparatoria che ha coinvolto il 10 aprile scorso il barista Jelfi Gruzman in pieno centro. La città è controllata, abbiamo 400 telecamere, adesso sono all'opera per cercare di individuare se possibile l'assassino, però Pescara ha bisogno di più controlli da parte delle forze dell'ordine. Ora i cittadini e residenti di quella zona sono sconvolti. Ai nostri microfoni la testimonianza di un genitore che si trovava insieme ai suoi figli presso il parco Kidland.
Il primo pensiero è andato ai bambini che stavano giocando, abbiamo visto gente poi scappare, correre dentro, gridare c'è un pazzo che sta sparando. Il primo pensiero è stato correre dai bambini e metterli al sicuro, quindi poi ci siamo rifugiati all'interno del locale, il gestore è stato pronto a chiudere ogni accesso per mettere al sicuro le persone dentro e poi abbiamo visto arrivare polizia da tutte le parti, ambulanze, e pian piano si è formata la storia dove è venuto fuori che sostanzialmente da quello che si capisce un attentato. E siamo al bollettino del Covid, sono 2411 i casi positivi al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza al netto dei riallineamenti a 510.448 casi. Sono emersi dall'analisi di 1.406 tamponi molecolari e 10.667 test antigenici processati nelle ultime 24 ore. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche i 458.124 dimessi o guariti, quindi più 1.911 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 48.779, un più 496 rispetto a ieri. Di questi, 889 pazienti, più 3 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. 10 in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 3.545. Del totale dei casi positivi, 382 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 659 in provincia di Chieti, 598 in provincia di Pescara, 637 in provincia di Teramo. Gli altri 109 fuori regione. E andiamo avanti, una sollevazione pubblica se il direttore della ASL e l'università non parteciperanno al nuovo consiglio comunale che le associazioni chiedono a Chieti al sindaco. Che lo chiedono per convocare un incontro sui temi urgenti per l'assistenza sanitaria al cittadino. Sovraffollamento, liste d'attesa lunghissime, ma soprattutto assistenza lacunosa sono i problemi che sembrano non avere una soluzione a breve. Le associazioni di Chieti seguitano ad interessarsi dei problemi della sanità teatina, sono tanti e oggi chiedete di nuovo un consiglio comunale con i vertici della sanità teatina. Noi associazioni chiediamo che il consiglio comunale all'unisono si riconvochi nuovamente ed inviti i massimi responsabili ed esponenti della sanità regionale, il presidente della giunta regionale, l'assessore regionale alla sanità e il direttore generale ed il magnifico rettore. Laddove non dovesse esserci questa convocazione o laddove invitati al Consiglio Comunale questi quattro soggetti interlocutori non dovessero presentarci, noi andremo avanti con un'iniziativa di sollevazione pubblica, faremo una pubblica assise, rinviteremo nuovamente il magnifico rettore, il presidente della giunta, l'assessore regionale ed il direttore generale dell'ASL, insieme ai consiglieri comunali e soprattutto insieme a tutta la cittadinanza, affinché anche l'opinione pubblica ci segua e ci affianchi in queste battaglie. Nessuno fino adesso della città di Chieti ha posto il problema se Chieti vuole un ospedale di secondo livello, ospedale che viene previsto da un decreto ministeriale 70 del 2015, sono passati 7 anni, nessuna decisione. Poi abbiamo il problema del pronto soccorso, il pronto soccorso ha necessità di essere risolto, tutti i pronto soccorsi d'Italia hanno questo problema del sovraffollamento, l'Abruzzo anche, ma ci sono alcune possibilità di correzione e noi siamo propositivi in merito, abbiamo il problema delle liste d'attesa, bisogna monitorarle, bisogna vedere come risolverle, ci sono mille modi per poter risolvere il problema delle liste d'attesa, ma è tutto fermo. E ultimo, nessuno si è posto il problema che la città di Chieti ha perso con la chiusura dei reparti di chirurgia di Angelini e di Spatocco di 90 posti letto. I posti letto sono distribuiti in questa regione secondo la popolazione. I 90 posti letto sono finiti a Pescara. Beh, qualcuno deve chiedere che i 90 posti letto di chirurgia tornino in questa città. La vostra posizione? La nostra posizione, la posizione della mia amministrazione è quella di essere sempre e comunque vicino ai cittadini e alle associazioni e ai comitati dei cittadini quando soprattutto riguardano i problemi della sanità. Quindi noi siamo a completa disposizione dei cittadini e di questi comitati per
risolvere e cercare di risolvere i problemi veramente importanti, tutti quei nodi che sono arrivati al pettine, di cui mass media in queste ultime settimane ci danno informazione, dei problemi appunto riguardanti sia la sanità territoriale ma soprattutto quella ospedaliera della nostra ASL. Ed è l'avvocato avezzanese Leonardo Cascere a lanciare un appello alla politica regionale in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Abbiamo l'obbligo di costituire un fronte comune per trovare un rappresentante locale. Sentiamo il servizio. Politiche all'orizzonte, i ranghi si sono già serrati ed è ora il tempo di mordere la mela delle alleanze in vista del 25 di settembre. Centrodestra, centrosinistra e forse terzo polo. L'avvocato Leonardo Cascere di Avezzano, già amministratore, uomo politico, invia una lettera aperta alla stampa. L'appello, anche abbastanza incisivo, è quello di candidare un marsicano alle prossime politiche ed evitare, dice lui, l'ennesimo paracadutato dall'alto o esterno alle dinamiche territoriali. Nella precedente consultazione, dice Cascere nella lettera, fummo costretti a votare con il sistema maggioritario uninominale un signore di Pescara, tutti sconosciuto, che tale è rimasto. Ma il quadro generale è veramente avvilente, perché il pensiero che non possa essere candidato qualcuno della Marsica è qualcosa di orripilante, perché ormai abbiamo subito spoliazione di ogni tipo, abbiamo avuto una politica che non ha avuto nessuna attenzione nei confronti del territorio. Sarebbe il momento opportuno di cominciare a pensare a una candidatura seria, sia a destra che a sinistra, che sia di un cittadino marsicano di livello, e ce ne sono tanti, sia donne che uomini, che hanno cultura e sono capaci di rappresentare benissimo il territorio. Il territorio ormai è stato depredato e voi lo sapete, ospedale al lumicino, tribunale al collasso, il nucleo industriale è un dramma, in più non riesce a capire il cittadino che, siccome questa città non ha uno sviluppo intelligente, c'è un abbattimento di valori di tutti gli immobili, c'è un abbattimento di valori delle ditte. Nel momento in cui il tribunale non vi sarà più, e spero di riuscire a combattere in modo tale da farlo permanere, ma nel momento in cui dovesse succedere, voi immaginate che cosa succederà per quanto riguarda le aziende. Non verranno più perché non c'è più la tutela legale, ragion per cui ci troveremo di fronte a difficoltà estreme. Quindi la Marsica, come sistema territorio, ha le carte in regola per esprimere una candidatura, per esprimere un nome di qualità? Il territorio compatto lo è nel momento in cui non siamo esterofili, cioè il principio di fondo è questo: noi abbiamo sempre votato all'esterno, oggi è il momento di dire basta, è il momento di scegliere un uomo o una donna di questo territorio che lo rappresenti e che porti avanti i problemi che il territorio ha. E dopo i consiglieri del Movimento 5 Stelle, anche il centrosinistra punta il dito sui ritardi riguardanti l'istituzione della nuova Pescara, chiamando in causa la Regione ma anche la Giunta Masci. Paolo Renzetti. Nuova Pescara, si rischiano ulteriori ritardi, ulteriori slittamenti, il Partito Democratico alza la voce. Sì, l'alziamo e anche con grande forza, visto anche l'impegno che c'è stato da parte del Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, che è riuscito ad ottenere un emendamento che porta uno stanziamento piuttosto corposo ai comuni che intendono appunto fondersi per la fusione dei comuni con un numero di abitanti superiori a 100.000. Quindi noi rientriamo in questo tipo di emendamento. Sono 105 milioni di euro per avviare il processo di fusione attraverso l'unificazione dei servizi e creare quella struttura idonea soprattutto per monitorare, valutare, osservare, programmare delle azioni anche in linea con quanto previsto dal PNRR. Quindi noi chiediamo ancora una volta innanzitutto anche al sindaco Masci, che ha partecipato, grazie al coinvolgimento del senatore Luciano D'Alfonso del Partito Democratico, attivamente a degli incontri, una sorta di anche programmazione proprio finalizzata a portare avanti il processo di diffusione, a farsi sentire il centrodestra in regione ma anche il centrodestra qui in comune, e soprattutto il sindaco Masci deve iniziare a dare delle risposte chiare ai cittadini che si aspettano questo processo di fusione da anni. Quindi
alzeremo la voce ancora di più. Noi vogliamo che si vada avanti, adesso ci sono i finanziamenti, si sta lavorando, si stanno creando dibattiti, si sta creando un movimento di idee, vogliamo che questa fusione avvenga nel tempo più breve possibile, fermo restando che loro parlano di un rinvio solo per prendere tempo, ma di fatto noi dobbiamo pensare che la nuova Pescara è già realtà a tutti gli effetti. E come ogni anno, anche quest'anno Goletta Verde è arrivata in Abruzzo. Tante le iniziative odierne a Pescara con il flash mob per l'eolico. Sì all'eolico offshore, questo il titolo, se così possiamo dire, di questo flash mob di questa mattina a Pescara. Quali i motivi? Sì, a bordo di Goletta per quest'anno viaggerà il tema di questa campagna che promuove l'eolico offshore. Naturalmente il nostro obiettivo anche qui in Abruzzo è quello di promuovere l'eolico, sia quello in terra che quello in mare, oltre alle altre fonti rinnovabili che ci sono in programma qui in Abruzzo, perché l'obiettivo è quello di liberarci dalle fonti fossili. Quindi promuoviamo anche su Goletta quest'anno questa campagna. Goletta Verde in Abruzzo, mare pulito nella nostra regione, questo già è un buon segnale. Certo, domani verranno presentate a bordo di Goletta poi tutte le campionature che sono state fatte sulla costa abruzzese. Per quanto riguarda il flash mob di oggi, si parla di eolico. Negli anni scorsi si era parlato della possibilità di alcuni impianti tra Abruzzo e Molise. A che punto siamo? Allora, noi cerchiamo adesso anche con questo flash mob di promuovere una velocizzazione di questi impianti, perché già in passato purtroppo a causa della moratoria sono stati persi, è stato perso un po' di tempo. Quindi cerchiamo di portarci avanti per velocizzare un po' quelle che sono le pratiche per portare avanti gli obiettivi dell'Italia, che sono quelli di portare il paese a emissioni zero entro il 2050. Noi dobbiamo accelerare la transizione energetica, per farlo dobbiamo puntare sulle fonti rinnovabili, tra le fonti rinnovabili l'eolico offshore. Quello che chiediamo noi come Lega Ambiente, come Goletta Verde oggi qui a Pescara nel suo primo giorno di tappa, è conoscere quelli che sono i progetti a livello nazionale e insieme ad amministrazioni e aziende renderli dei progetti davvero sostenibili. In Abruzzo al momento non ci sono progetti, ma speriamo che anche l'Abruzzo, la regione, si decida ad investire su questa fonte sostenibile legata alle energie rinnovabili e che ci permetta di arrivare all'obiettivo di decarbonizzazione entro il 2030. E voltiamo pagina. Pescara si punta su un ferragosto da record e l'amministrazione comunale presenta la notte dello shopping in programma per il prossimo 10 agosto. Una notte, come giustamente diceva lei, interamente dedicata al commercio, che sarà al centro dell'attenzione non solo della città di Pescara e dei cittadini e di tutti coloro che sono a Pescara per le vacanze, ma dell'intera regione Abruzzo. Abbiamo deciso di fare nel quadrilatero centrale della città una serie di eventi che allieteranno la serata, ma abbiamo anche deciso di non fare grandi eventi proprio perché il protagonista assoluto della serata sarà il commercio cittadino, con i negozi aperti fino alle 24 e con tutti gli esercenti che appunto opereranno per strada per rendere la città vivibile in un modo diverso dal solito fino a tarda notte, speriamo in armonia e in serenità. Assessore, Pescara è piena di turisti, c'è molto movimento, insomma è un'estate da numeri quasi record per il capoluogo adriatico. Ma dai dati che noi abbiamo, anche da Federalberghi, diciamo che abbiamo dei veri e propri numeri da record. Devo dire la verità che questo risultato è un risultato che ormai va avanti da circa 2 anni. Pescara si sta affermando grazie a una serie di interventi, il primo la bandiera blu, ma anche le iniziative che abbiamo posto sul territorio, si sta affermando come davvero la capitale della fascia adriatico. In questo momento Pescara è piena di turisti e quindi agosto sarà ancora, partirà sia il Wheel of Fest che il Festival d'Annunziano e quindi avremo un'estate, un agosto davvero pieno di impegni e speriamo di attirare tantissima gente sul nostro territorio così come già fino adesso è.
Art in Act raggiunge quota 9 e aprirà i battenti a Villa Paris di Roseto degli Abruzzi giovedì 4 agosto alle ore 18 con l'esposizione delle 15 opere finaliste del premio biennale Giovani per la Ceramica, oltre ad una mostra antologica dedicata al maestro Giorgio Saturni a cura di Lucia Arbace e uno spazio espositivo Castelli in Ceramica. Le novità sono interessantissime perché la rete di partner si amplia, quindi la manifestazione diventa un qualcosa di sempre più condiviso. Per quanto riguarda i giovani, verranno esposti 15 dei ragazzi partecipanti alla seconda edizione del premio GXC Giovani per la Ceramica. Sono ragazzi molto in gamba, ragazzi che si sono confrontati su tre temi: il tema, diciamo, del concept innovativo premio Giancarlo Sciannella, il premio, diciamo, aderenza alla tradizione castellana premio Serafino Mattucci e il premio per l'arditezza tecnica e l'industrializzazione premio Camera di Commercio del Gran Sasso. Abbiamo dei lavori davvero interessanti, abbiamo appunto l'occasione di far conoscere questi giovani al mondo, speriamo al mondo, perché insomma noi nel nostro piccolo facciamo vedere cose che speriamo che poi riecheggino, riverberino nel resto, diciamo, del territorio, e quindi ecco, ci attendiamo una bella edizione. Da sempre il nostro interesse per Castelli è stato contraddistinto da iniziative molteplici. In questi giorni abbiamo visto Visit Castelli e quindi le residenze d'artista e quindi molteplici, appunto, iniziative che vanno a valorizzare quella che è la tradizione castellana, ma anche a cercare un'innovazione che possa condurla a confrontarsi con successo con il mondo e anche con panorami produttivi che aprano nuovi mercati ai suoi artigiani, alle sue aziende. Questa iniziativa in particolar modo c'è cara non soltanto perché sottolinea il ruolo dei giovani nella reinterpretazione di Castelli e della tradizione castellana, ma anche perché attua pienamente i principi della sussidiarietà circolare e quindi enti pubblici, enti del terzo settore e popolazione che si uniscono in una corresponsabilità sia nella fase progettuale che nella fase esecutiva, ed è questo che secondo noi costituisce il vero successo di qualsiasi iniziativa, la condivisione con la popolazione e con la società civile, appunto tutta, di qualsiasi progettualità che vada a reinventare e potenziare quelle che sono le attitudini di un luogo. Red Canzian sarà tra i protagonisti della 20ª edizione del Blue Bar Summer Festival, in programma dal 4 al 7 agosto a Francavilla al Mare. Tra le novità di quest'anno anche l'istituzione del premio Music Book, dedicato a giornalisti musicali. Le novità sono innanzitutto la grande musica che c'è sempre stata, non è che quest'anno cambia, la musica è sempre alta. Partiamo da Red Canzian, che è un artista rock pop che io identifico come il nostro Paul McCartney italiano, per arrivare al quarto giorno con questa banda irriverente, banda Bardot, passando poi per il blues di Fabio Treves, il Blue Staff, e il prog che faremo con Le Orme, che è uno dei gruppi riconosciuti in rock progressivo italiano. Poi ci saranno altri gruppi come i Maghi, altre situazioni, un concerto all'alba del giorno 5 con il gruppo Caronte, e poi l'istituzione di un premio che è il Blue Bar Music Book, che daremo a quattro giornalisti e scrittori esclusivamente musicali. Imperdibile come sono state le 19 edizioni precedenti, dove è sempre stata offerta grande musica, sarà così quest'anno e sarà così negli anni successivi, perché il gruppo direttivo del Blue Bar è un gruppo che vive con grande passione, sono anche loro dei musicisti e amanti della musica, e lo fanno con tutto l'amore possibile, per cui al di là della mia direzione artistica, anche senza direzione artistica, loro porteranno per sempre avanti questo Blue Bar Festival con grande qualità. 30 anni fa abbiamo dovuto portare questo indirizzo alla città, di fare sugli eventi musicali, creare l'attenzione dei media e del tutto.
turista, che non avendo un'organizzazione da villaggio turistico, proprio la musica identifica un po' Franca del Mare, una cosa che è un po' questo, un po' il live motivo del Bar Summer Fest, per portare movimento economico, perché poi proprio la prima edizione di 20 anni fa proprio fu quella di movimentare il centro di Franca del Mare, che in quel momento faceva un po' fatica, allora ci siamo messi insieme appunto per creare un po' di movimento anche a livello economico. Questo è il vero obiettivo, portare avanti sempre questa bellissima immagine della città, al meglio, cioè quello che ci proviamo di fare. E siamo allo sport, Salvatore Aloi e Mattia Boben sono molto vicini al Pescara, trattative in fase quasi conclusiva per puntellare l'organico di Colombo, poi mancherebbe qualcosa in attacco. Sentiamo, Jacopo Forcella. Tutto su centrocampo e difesa, perché dopo gli spiragli delle scorse ore la pista Salvatore Aloi adesso sembra essere quella più calda per il Pescara, che conta di avere il centrocampista dell'Avellino già in settimana. Anche il direttore sportivo biancazzurro Daniele Dell'Icarri a Sport Channel ha confermato che la trattativa può essere entrata sul binario giusto. Secondo me oggi è l'ultimo giorno utile, penso, perché da quello che mi dice anche del direttore dell'Avellino De Vito, potremmo risolverla oggi. Senta, i termini sono sempre quelli che sono emersi l'altra volta. Prestito con riscatto. In difesa, anche qui siamo un passo dalla conclusione dell'affare che dovrebbe portare in Abruzzo il difensore sloveno della Ternana, Mattia Boben. La formula dovrebbe essere quella del prestito. Boben dunque lascerebbe la Ternana dopo due stagioni di fila disputate con 29 presenze nella prima stagione in Serie C e 25 nella sua seconda stagione in Serie B. A quel punto, con Ghion e Kraja, che sono virtualmente già giocatori biancazzurri, ci sarebbe lo spazio e il tempo per concentrarsi su trequartista e attaccante. Ma solo dopo aver completato dei reparti, specie quello mediano, che necessitavano di un restyling e dell'inserimento anche quantitativo di elementi adatti alle esigenze del tecnico Alberto Colombo. Davanti con la Ternana potrebbe essere imbastito anche un discorso per Alexis Ferrante, anche considerando il rinnovo col Como di Alessandro Gabrielloni. L'attaccante comasco ha annunciato l'allungamento del contratto per 3 stagioni ancora, sino al 2025. Si era parlato nelle scorse settimane anche di una sua possibile partenza, magari in prestito e magari proprio a Pescara. Un'ipotesi che questo gesto sembra allontanare e che in ogni caso conferma chiaramente il rapporto di fiducia del club comasco verso uno dei suoi giocatori più amati e rappresentativi, protagonista della doppia promozione dalla Serie D alla Serie B. Udienza del TAR prevista per oggi e destini del Teramo legati alla pronuncia dell'organo di giustizia amministrativa. Fiato sospeso in casa biancorossa per capire se la Serie C sarà ancora un orizzonte possibile. Appuntamento col destino. Oggi il TAR si riunirà per discutere nel merito della situazione di Teramo e Campobasso, escluse dalla Serie C dai vari gradi della giustizia sportiva, ma ancora speranzose di una sospensiva del provvedimento in via amministrativa. La via è molto stretta per le due società, ma non è impossibile. Col verdetto che dovrebbe arrivare in giornata e con Fermana e Torres spettatrici interessate della questione. Sono 3 le possibilità contemplate rispetto alla richiesta fatta dalle società. Visto l'accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione, che peraltro ha fatto slittare anche di qualche giorno consiglio direttivo e calendari, il Tribunale amministrativo, nella migliore delle ipotesi per il diavolo, potrebbe confermare l'ordinanza di sospensione e a quel punto la Federcalcio dovrebbe reinserire Teramo e Campobasso in Lega Pro, onde evitare una battaglia legale, impugnando una decisione che non gioverebbe davvero a nessuno. Non è semplice, ma c'è il precedente della Paganese 2016-2017, riammessa in Serie C proprio dalla giustizia amministrativa dopo l'esclusione da parte della giustizia sportiva. La seconda possibilità è l'accoglimento parziale della richiesta biancorossa, ovvero di quella parte che chiede l'inserimento del diavolo una categoria più giù in Serie D. Infine la peggiore, che il TAR revochi l'ordinanza di sospensione anche della richiesta fatta in subordine, ovvero quella della Serie D, e a quel punto ci sarebbe la necessità di imbastire velocemente il bando per le manifestazioni di interesse per cercare di costruirsi una squadra totalmente nuova. È evidente che negli ultimi 2 casi ci sarebbe lo svincolo da parte dei giocatori attualmente sotto contratto, visto che si passerebbe ad un regime dilettantistico lasciando il professionismo, eventualità che, fino alla pronuncia, nessuno a Teramo vuole o riesce a contemplare. Certo, le criticità sono tante, come visto in questa lunga estate che ad agosto non ha portato nulla che assomiglia ad un discorso sul calcio o sul mercato.
La situazione è di assoluto stand-by. Si guarda a quello che accadrà oggi e poi si tireranno le somme. Comunque vadano le cose, però, poi saranno le lancette dell'orologio a scandire il futuro del diavolo. E se finora sono andate già a ritmo sostenuto, da domani correranno in maniera inesorabile. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che i contenuti del nostro telegiornale sono consultabili anche alla pagina di TV6 su YouTube all'indirizzo www.tv6.it e naturalmente su Facebook. Grazie ancora e una buona serata.